Bentrovati a questo nuovo filmato. Ci occupiamo di ricostruire il modello solido di questo oggetto disponibile in proiezioni ortogonali, quindi un esercizio di lettura delle proiezioni ortogonali e di ricostruzione dell'oggetto. Allora, innanzitutto notiamo che le misure, per essere la scala 1:1, le misure sono in pollici, quindi dovrò usare un file di prototipo che mi permetta di usare queste unità senza grosse perdite di tempo. Quindi cominciamo subito. Fai nuovo. Nuovo. E prendo il file di parte. Vado a pescare fra i miei, prendo questi professionali e vado a pescare il file di parte, il prototipo che ho in pollici è questo, e lo apro. Come secondo step, suddividiamo lo schermo in maniera da avere questo contemporaneamente visibile mentre sto costruendo il file modello. Allora, verticale. E quindi qui abbiamo l'oggetto da fare e qui costruiremo il nostro modello. Faccio un ulteriore step aprendo un file di proiezione. Questo è col metodo americano, quindi che preveda il metodo americano in pollici. Allora vado sempre qui e faccio nuovo, file nuovo, e questa volta vado nei prototipi dei file 2D e prendo, abbiamo detto, inch americano, crea. Abbiamo detto che questa la finestra la lasciamo alla modellazione, quindi questo disegno 1, queste proiezioni ortogonali, le mettiamo nella finestra di sinistra, quindi le prendo. Se le metto così, le mette nella stessa finestra. Se la sposto in questa posizione, faccio nascere quella barretta sotto azzurra, divide la finestra in due. E diciamo che è quello che mi serve, in maniera da ottenere la solita configurazione. Qui quello che voglio fare, qui quello che sto facendo, e qui quello che viene proiettato di ciò che sto facendo, in maniera da avere il controllo step by step di quello che sto facendo con le sue proiezioni ortogonali, confrontando questa con la proiezione data. Allora, adesso passiamo all'oggetto, torniamo all'oggetto. La prima cosa da fare è questo basamento che ha una forma triangolare. Allora, vado sul piano XY, e vado a costruire, quindi creo lo schizzo e vado a costruire un triangolo. Facciamolo al solito, più o meno. Ok, adesso incominciamo a vincolarlo. Allora, questo lo mettiamo parallelo all'asse X, quindi parallelo all'asse X. Facciamo anche un qualcosina in più, mettiamo il suo punto centrale verticalmente coincidente con l'origine. Allora, vincolo di coincidenza, punto centrale, eccolo qua, con l'origine. Poi andiamo a chiudere il triangolo, quindi dando questa coincidenza fra questo punto e questo punto. Ok. Allora, adesso possiamo incominciare a interessarci, chiaramente questo vertice lo facciamo anche lui coincidere. Direi però di aspettare un attimo, perché poi qui ci sono dei raccordi, eccoli qua, 0,75 e qui un diametro di 1,88. Quindi io direi di andare a costruire subito le tre circonferenze. Allora, 0,75, 0,75 di raggio e qui un po' di più, 3,88, cos'è? 1,88. Ok, allora ingrandiamo questa figura 1,88. Incominciamo a mettere le quote di queste tre nuove circonferenze. Allora, quota 1,88 è il diametro, giusto. Poi quotiamo questa. Allora, qui ho il raggio 0,75, quindi
Qui ho il diametro, facciamo 0,75 per 2 e questa ultima la facciamo uguale. Quindi questa riuscirò a prendere uguale a questa. Adesso mettiamo i vincoli di tangenza che dobbiamo mettere. Allora, tangente questa con questa, tangente questa con questa, tangente questa con questa e anche tangente questa con questa. Tangente questa qui e da ultimo tangente questa con questa. Speriamo che qui non succedano grossi pasticci. No, perfetto. Diamo l'ok. Tutte le tangenze sono state messe. Adesso trim e posizionamento. Allora andiamo a leggere qui le quote. Questi centri si trovano 1 a 12 dell'asse e questa distanza. La distanza tra centro e centro è di 2. Cominciamo a mettere questa distanza qui e mettiamo che è uguale a 2. Poi tra di loro 1 e 12 dall'asse, quindi quota di questo punto dall'asse, eccolo qua, 1 e 12, 1,12. Stessa cosa, uguale quota, questo dall'asse lo lasciamo qui e poi diciamo che è uguale a questa. Perfetto, allora, e adesso c'è da posizionare, ma credo che sia già posizionato questo punto in verticale sull'origine, facciamolo. Aggiunta ipervincola, quindi questo già c'è e c'è da tagliare e stendere e dovrebbe essere lo schizzo finito. Allora, taglia qui, taglia qui, taglia qui e qui, taglia, taglia. Tre quote necessarie, mi mette in ambasce questo messaggio qui, estendi, taglia, taglia, due quote necessarie. Ok, adesso mettiamo l'impianta e andiamo a vedere il perché di questo messaggio, accendendo i gradi di libertà dello schizzo. Allora, dai gradi di libertà dello schizzo si deduce che si può spostare tutto. Allora, qui proviamo a fare una cosa, ESC, proviamo a prenderlo e a vedere. Questo si può fare e questo si può. Questo non si può fare, scorre correttamente, però scorre, vedete che rispetto all'origine può traslare sull'asse Y. Allora, definiamo questo punto qui come punto d'origine, quindi prendiamo in questo punto e lo mettiamo coincidente col punto centrale e a questo punto è completamente vincolato, cioè lo schizzo è completo, finito e correttamente vincolato. Io aggiungerei anche i due fori, questi due, e quindi andiamo a fare due circonferenze, gli diciamo che sono uguali. Gli diciamo che hanno un diametro di 0,56, 0,56 e gli diciamo che come posizione, quattro quote necessarie, il centro coincide con questo centro qui, o potevo fare un vincolo di concentricità. E qui facciamo una concentricità, così l'abbiamo vista tutte e due. Questa è concentrica, questa, che è esattamente la stessa cosa, quindi questo concentrico, qui coincidenza di punto. Facciamo anche il foro centrale, già che ci siamo, questo diametro 1 e 125, quindi tac,
quota 1.125 e poi facciamo ancora un vincolo di concentricità tra questo e questo. Completamente vincolato, adesso tutto quello che potevamo fare c'è e possiamo concludere lo schizzo ed estrudere questo primo per ottenere questo primo solido, parte del solido, estrusione. Perfetto, e quanto dobbiamo estruderla? Lo leggiamo di qua. Ed è 0,44, quindi torniamo di qui e l'estrusione è di 0,44. Che direzione? Beh, io direi di andare verso l'alto così come si è posizionato. È inutile farla simmetrica, quella simmetria non ci servirà a niente. Non ci servirebbe a niente, quindi diamo l'ok e abbiamo costruito la base del nostro oggetto. Di per sé l'oggetto non è difficile, si capisce che fatta questa base qui c'è un cilindro. E qui ci sono poi, c'è questo parallelo, questo solido qui, che è una nervatura. Allora, però, già che ci siamo, qui mi sembra un po', sì, potrebbe essere corretto, andiamo a costruire, a impostare le nostre proiezioni ortogonali. Allora, per farlo, la prima cosa è che devo salvare questo parte 1, file salva con nome. File salva con nome e lo salvo nella mia cartella di progetto. Vedete che io l'avevo già fatto, ovviamente questo lo chiamiamo filmato. Perfetto. E adesso qui andiamo a collegare parte 1 2023 0116 filmato. Quindi base. Andiamo a fare la stessa vista dall'alto nella stessa scala che è 1 a 1, magari spostando un po' l'oggetto, mettiamolo di qua. Ok, e fino a qui gli oggetti sono perfettamente identici. Già che ci sono, faccio anche questa vista allora proiettata di questa, la vista che sta di qua, che col metodo americano è la vista di destra. Diamo l'ok, crea. E ok, diciamo che per quel che ci sembra, che possiamo capire da questo inizio, è esattamente lo stesso oggetto. Questo adesso noi ce lo teniamo qui perché una volta che è impostato potrei anche andarlo a salvare, file salva, e vedete che si salva con il nome della parte e cambia solo l'estensione perché questa è una proiezione ortogonale. Però è collegato a questo parte 1 2023 0116 filmato e quindi prende quel nome lì e io glielo lascio molto volentieri. Una volta che io ho fatto questo salvataggio qui, non risponde Inventor, c'è qualche problema, speriamo. Ok, il problema è rientrato tutto a posto. Quindi una volta, dicevo, una volta che l'ho salvato, lui prende il nome del pezzo a cui si collega. E qualsiasi modifica io andrò a fare nel file di parte verrà automaticamente riportata nel file di disegno. Questo mi permette di tenere sotto controllo la costruzione che sto facendo, il modello solido che sto facendo e quindi in qualche maniera di verificare la correttezza del mio lavoro. Siamo arrivati abbastanza avanti nella costruzione dell'oggetto. In realtà sono passati, il filmato fino a qui è stato circa una decina di minuti e sembra che siamo molto indietro. Non è vero perché aver fatto il primo schizzo abbastanza complesso, cioè cercando di metterci tutto, ci faciliterà nel lavoro successivo. E lo stesso, avendo collegato la proiezione ortogonale, ci farà molto velocemente fare gli step che seguono. Allora, guardiamo l'oggetto, qui c'è un cilindro, ok, alto 1,62 dalla base, che è cavo, cioè che c'ha questo foro all'interno, ma qui ne abbiamo già tutto, quindi basterà fare un nuovo schizzo, appoggiarlo sulla parte e prendo la parte sotto per un motivo abbastanza semplice, l'altezza 1,62 ce l'ho da sotto, quindi diciamo che piglio questo come riferimento, mi semplifica nel fare tutto il resto, quindi adesso io ho fatto il nuovo schizzo e vado a proiettarci sia questo e direi di
questa proiezione me la tengo e soprattutto la faccio diventare non una linea ausiliaria, ma una linea, non una linea di costruzione, ma una linea effettiva. Ma poi vado a farmi un cerchio. Perché non proietto questo spigolo, questo semicerchio qui, questo arco qui? Perché non è completo, quindi mi servirebbe poi fare il cerchio, quindi faccio un bel cerchio sotto, gli dico che il diametro già è 1,88, 1,88, gli dico che è concentrico a quello che ho proiettato. Perfetto, concludi schizzo, è completamente vincolato, ovviamente estrudi questa parte e la estrudo non in quella direzione ma in quest'altra direzione e esattamente a sommare, non a sottrarre e per 1,62, lo leggo qui, 1,62 e abbiamo aggiunto il cilindro cavo. Diciamo che è quasi finito. Adesso se andiamo di qua nella proiezione che sembrerebbe non aggiornarsi, se io tocco qui subito si aggiorna e vedete che sono in grado di verificare al volo di aver fatto un buon lavoro perché questa proiezione è esattamente uguale a questa parte qui della proiezione data. Ok, la nervatura. Allora, io la vado a fare col comando nervatura. E per farla col comando nervatura ho bisogno di fare uno schizzo in mezzeria, quindi andiamo qui. Il comando nervatura è questo qui. Il filmato è il filmato 19 sulle nervature, ok? Quindi quello della però dell'altra playlist, quella con il corso base, non questa degli esercizi. Quindi se volete vedere come si fanno le nervature, visto che qui non dovrebbe riuscire la nervatura fatta con quel comando, andate nel filmato della playlist lo 019. Allora, per fare questa nervatura ho bisogno di fare lo schizzo in mezzeria, quindi in questo piano, eccolo qua, di quella che è la traccia della nervatura. Allora, crea schizzo, poi facciamo, non col tasto F7, sennò si blocca la registrazione, un taglia grafica. Sullo schizzo inquadriamo e facciamo questa linea che è il profilo della nervatura. Ovviamente questi punti vanno sistemati. Questo coincide con questo spigolo qui. Ora questo spigolo qui non credo se io faccio questa operazione di riuscire a beccarlo, vedete, non c'è quel punto lì. Allora, per crearmi questo punto di arrivo mi vado a proiettare. Posso fare due cose, o proiettare la geometria o proiettare gli spigoli di taglio, perché questa è stata tagliata questa vista. Se la scocciatura degli spigoli di taglio che me li proietta tutti, mi proietta tutte quante queste linee. Quindi io proietto la geometria e proietto solo la circonferenza esterna sopra. A questo punto vedete che c'è una linea tratteggiata che è proprio la proiezione, la linea che è proiezione del cerchio sopra e quindi c'è il punto. E quindi come posso andare a vincolare? Perfetto. Quest'altro invece parte sotto, quest'altro punto, terminazione del profilo della nervatura, sta su questa linea e questo lo posso fare subito. Quindi questo punto appartiene a questa linea. Vedete che è andato fuori, non è un problema, lo pigliamo. Allora, spegniamo i vincoli un attimo, così riesco a prendere il punto. Lo portiamo in qua e gli diciamo di stare, eccola qui la posizione, a 0,5, termina a 0,5 dallo spigolo davanti. Ok, da questa superficie qui. Quindi quota questo punto rispetto a questo ed è punto 5. Completamente vincolato, concludi schizzo, ho tutti gli elementi per costruire col comando nervatura la nervatura. Il problema è che non funziona. Allora, prendiamo questa nervatura qui che è parallela al piano dello schizzo. Ha già individuato il profilo perché vedete, me lo mostra verde, però non c'è niente da fare. Io posso farlo in tutte le salse possibili, immaginabili, provare a cambiare tutto, ma non succede niente. Cioè, la nervatura non la fa. Questo è un problema dovuto al fatto
che appunto, come dicevo, come scritto anche nella regia del filmato, qui c'è una superficie circolare e qui c'è una superficie piana. E quindi Inventor in questo momento questo tipo di nervature non le fa. Dunque, annulla. E come posso cavarmela? Beh, direi che questa superficie in mezzeria, loftata con questa superficie all'estremità, quindi metà della nervatura, è guidata in questo lofting da tre binari, uno dritto qui e due, uno sopra e uno sotto, archi, mi permette di costruire il solido. Quindi due superfici, questa e questa in mezzeria, poi mirror ovviamente per avere il finale, il totale, e queste due superfici in loft. Allora andiamo a costruirle. Lo schizzo ce l'abbiamo già, schizzo 3, si tratta di completare la superficie centrale. Allora andiamo in questa semi vista con questo comando, linea 1, 2, perfetto. Poi facciamo combaciare, coincidere questa con questa linea sotto e la est. Allora si è tolto il vincolo di coincidenza, rimettiamoglielo. Poi facciamo combaciare questo punto qui, coincidere questo punto col punto finale. A questo punto mettiamo verticale questo spigolo ed estendiamo questo fino a raggiungere quel punto lì. Completamente vincolata, adesso mi metto in questa vista in maniera che potete vederla. Questa è la sezione centrale. Concludi schizzo. Adesso devo andarmi a fare lo schizzo su questa superficie. Allora, la larghezza della nervatura in questo disegno mi sembra che sia stata omessa poco male nel disegno dati. Andiamo subito a fare la nostra, a prenderci la nostra quota. 1, 1, 2. Allora, quota. Annotazione, quota 1 e 1, 2, 0,44, anche lei, dove lo mettiamo? Dove lo mettiamo? Qui bisogna spostare un po' di roba, adesso io non, vabbè, manteniamo il disegno ordinato, 12,044, perfetto, quindi a distanza 0,44 mezzi, quindi io torno sul mio oggetto che sto modellando, vado a fare un piano in offset relativamente a questo piano qui, in quella direzione di punto 22 o punto 44 mezzi, come volete. E ho individuato il piano e ora vado a fare lo schizzo su questo piano, che è lo schizzo di questa superficie qui. Allora, anche qui faccio un taglio a geometria, inquadro da destra e vedete la difficoltà che qui si è spostato lo spigolo. Allora, tutto questo punto è rimasto lo stesso, ma qui no. Allora, andiamo a costruirci il nostro profilo, che sarà ancora un profilo triangolare. Parto da qui, arrivo qui, faccio questo, lo posso anche chiudere con il vincolo di coincidenza, ok, anche se non ci ho preso proprio, quindi sarà meglio chiuderlo subito. 1 coincide con questo e ora vado a appoggiare questo su questo spigolo, però questo spigolo io non ce l'ho qui, sono costretto a ricorrere al taglio, proietta spigoli di taglio. Non ho altre strade di proietto e adesso sì che ho la possibilità di mettere questo sullo spigolo corretto, si è subito aperto, lo mettiamo, mettiamo anche che questo punto sta su questa retta, si è aperto anche di là. Potreste non avere tutte queste, diciamo, aperture quando disegnate. Io tengo Inventor
più bloccato possibile, nel senso che non mi faccio mettere vincoli da invento. Perché 95, 99 volte va bene, quando va male la centesima sono problemi. E allora, diciamo, con l'esperienza che ho, preferisco che invento non prenda nessuna decisione. Le prendo io le decisioni. Questo lo faccio coincidere con, potrei proiettare questo punto, ma posso far coincidere con questo, e poi posso mandarlo, vediamo. Allora, posso proiettare questa geometria e quindi mandarlo a coincidere il punto, ovviamente, curva, 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 il punto non lo vedo. Perfetto, andiamo a cambiare le priorità. Vediamo se riesco a selezionare il punto. Questo punto lo faccio coincidere con questo punto. Perfetto. E vedete che la superficie è leggermente differente. Questo schizzo ancora ha bisogno di una quota e direi di sì, perché esche, se io vedo i gradi di libertà, scopro che questo non è bloccato. Questa curva qui dello schizzo 4 può muoversi. Allora andiamo a dirgli che questa curva, lo schizzo 4, coincide con quello, con quella linea di proiezione. E adesso sì che ci sono, per farvi capire meglio, vi metto in questa situazione, queste sono le due sezioni, adesso dall'alto capite dove le ho fatte, appunto, questa qui e questa sezione qui e questa qui e questa sezione in mezzo. Mi mancano i binari, torniamo qui, andiamo a concludere schizzo, mi mancano i due binari. Allora, un binario sta su questo piano ed era congiungente questi due punti. Avvia schizzo su questo piano, linea. Ok, poi proietto questo e proietto questo. E faccio coincidere questo con questo e questo con questo, e questo è un binario, è il binario, diciamo, di terminazione sulla superficie piana. E poi mi mancano questi due binarietti qui. Allora, questo conclude schizzo. In realtà questo in basso potevo farlo su questo stesso piano, ma io quando faccio binari per il loft preferisco uno per. Quindi avvia schizzo su questa superficie, facciamo un arco. Ok, poi facciamo coincidere, quindi non sto a fare proiezioni, se le becca da solo le proiezioni con questo punto qui, non è vero, ho appena parlato, non è vero. Allora, proiettiamo questa, proiettiamo questa, e adesso sì che c'ho i punti, coincido questo con questo, questo con questo. E gli do concentricità fra questo e questa, e il mio primo arco è completamente vincolato, il mio primo binario curvo è fatto. Concludo schizzo, adesso vado ad avviare lo schizzo su questa superficie qua sotto, potrei brutalmente proietta geometria a patto di prenderlo, linea chiusa, linea chiusa, linea chiusa, spigolo. E non è così semplice, l'avevo preso questo, ok, poi vado qua sotto nello schizzo 7, eccola qui la curva 7, e la trasformo in linea, non, da costruzione a linea effettiva, ecco, la vedete in questo momento. Concludi schizzo, anche questo è completamente vincolato perché è proiettato, e ora non mi rimane che fare un bel loft. E
E questo ci permette di chiudere il pezzo, anche se potevamo sperare di chiuderlo più facilmente. Questo è il loft schizzo 3, schizzo 4 senza binari. In realtà lo potrei anche usare perché vedete che quel loft, quella guida serve a poco, però precisione per precisione, questa è la prima guida. Spigoli 1 e non mi piace perché cancella, quindi quella è la prima guida dello schizzo 6. Poi la seconda guida è lo schizzo 7, la terza guida è lo schizzo 5. Allora, parentesi, quando potete selezionate qui sul browser, perché avete visto che andare a selezionare sulla finestra diciamo, di costruzione del modello solido, nella grafica, nella parte grafica, Inventor ha i suoi bei problemini. La parte di selezione di Inventor è la più debole del software. Terza binario aggiunto, schizzo 5, 6, 7, anche questo sono tre schizzi e ognuno un binario, perché per poterli selezionare in maniera più semplice, e schizzo 3, schizzo 4, è il mio metà. Nervatura è fatto, andiamo qui, la vediamo, però è solo metà, vedete? E adesso, beh, adesso è semplice il discorso perché torniamo di qua. Ultima operazione, questo piano lo spengo. Apro questo piano qui, che è il piano di mezzeria, e faccio un bel mirror. Se lo trovo. Perché quando uno li cerca le cose non le trova mai. Mirror, eccolo qua. Di questa lavorazione rispetto a questo piano che è il piano YZ. Applica, ok. E a questo punto sì che l'oggetto è veramente finito. Guardate la proiezione, tocco la finestra, si aggiunge l'altra metà. Sparisce quello spigolo in mezzo perché non c'è spigolo e la proiezione è perfettamente identica, la stessa identica cosa. Volevo farvi notare anche questo particolare che forse sul quale prima non mi sono fermato, non mi sono soffermato, ma è chiaro che nascono queste due linee di spigolo perché una è questo spigolo qui e una è il colmo, diciamo, è il colmo della superficie della nervatura e chiaramente qui succedono esattamente le stesse identiche cose. Il solido è uno, non è che dipende dal fatto che sono due solidi. Se io vado qui, vedete che il corpo solido è uno, solido uno fatto da tante lavorazioni, ma è un solo solido. Bene, questo esercizio così si conclude. Inquadriamo tutto e salviamo tutto. Spegniamo quello che va spento. Qui c'è rimasto nello specchio un piano di lavoro acceso, salva, inquadra e salva. Allora cambiamo adatta alla vista, ok, salva, inquadrando tutto, non sto a quotarlo, salva, inquadrarlo tutto. Sarebbe da fare per avere diciamo, la certezza che il pezzo è lo stesso, però non vi annoio oltre, nel senso che sarebbe un puro esercizio di ripetizione di quello che è già trovato qua sotto, quindi eventualmente se volete quotarlo lo potete quotare anche da soli. Questo esercizio è terminato, scusate, questo filmato è terminato, spero di non avervi annoiato, spero che vi sia servito, vi serva qualche cosa. Chiaramente mettete un bel like se vi è piaciuto e iscrivetevi al canale. Al prossimo filmato.